Allora, amici di Apulio Hotel, benvenuti al nostro secondo appuntamento con gli itinerari di Puglia. Siamo di nuovo con Dario Durante. Vi volevo ricordare il suo sito diariodellarte.it, dove troverete delle grandi e piccole scoperte, storie sull'arte in Puglia, il sud Italia, ma anche tutto il resto dell'Italia. Oggi in particolare andremo alla scoperta di un elemento imprescindibile dei panorami costieri di tutta la Puglia, dalla provincia di Foggia fino al Salento e al Mar Ionio e ancora continuando per tutto il resto della costa del Sud Italia, che sono le torri saracene, cosiddette torri saracene. Sono delle torri del XV secolo. È vero, Dario, di che cosa vogliamo parlare oggi? Sì, allora sono una miriade di torri costiere che si sviluppano da Gargano fino al Golfo di Taranto. Sono state censite, sono circa 150, e furono costruite e volute da Carlo V, che all'epoca era il re spagnolo, e il meridione di Taranto, il meridione. Scusate, l'Italia era sotto l'egemonia spagnola e aragonese e servivano come difesa per un pericolo reale, imminente, cioè quello ottomano-turco che andava a scorazzare su tutte le coste meridionali, non solo pugliesi, ma anche calabre. Ecco, Queste torri sono di allora, proprio di questo, no? Dove ha inizio questa lotta contro i saraceni? Sì, l'inizio di questa grande paura nei confronti dei saraceni è a Otranto, che è la città più a est della Puglia. Questa è la cattedrale di Otranto. E qui avviene l'assalto dei turchi alla città nel 1480. Qui il capo delle truppe della flotta turca ordina l'eccidio di tutta la popolazione maschile otrantina. Ecco, questa è la cappella in cui sono conservate gli 800 corpi dei soldati otrantini e uccisi proprio dai saraceni su un colle vicino alla città chiamato Colle della Minerva. Ecco, a proposito di questa storia meravigliosa, veramente fantastica, che echeggia, diciamo, nella storia di Puglia, una scrittrice ci propone un saggio, un romanzo che si chiama L'ora di tutti, che è edito da Bompiani. E racconta questo, gli attimi che hanno preceduto l'assalto da parte dei turchi alla città di Otranto. Un Sì, romanzo. l'assalto avvenne. Dimmi. Sì, dicevo, l'assalto avvenne nel 1480 e questi 800 soldati sono stati proclamati martiri della Chiesa Cattolica da Papa Francesco alcuni anni fa. Ok, allora. E poi scusami, poi diciamo che il pericolo dei turchi fu definitivamente sconfitto con la battaglia di Lepanto quasi un secolo dopo, nel 1571.
da parte della flotta veneziana, alleato con la Lega Santa. In questa Lega ci furono anche gli aragonesi. Quindi ci fu ben un secolo di timore verso questi continui assalti che i bizantini fecero nei confronti delle coste pugliesi. Un esempio abbiamo vicino Brindisi, che è la torre di Torre Guaceto, un'area marina protetta. Ci volevi aggiungere qualcosa? Sì, diciamo che le torri hanno delle caratteristiche comuni. Sono dislocate su due piani, un piano terra che non è praticabile perché vi è una cisterna d'acqua come per approvvigionamento idrico, mentre il secondo piano, dove c'erano i soldati, ha un coronamento murario a merlatura, un camminamento e una postazione sempre, diciamo, ben utilizzata come dagli archibugieri, che sono questi soldati che utilizzano questo antico diciamo strumento Di a fuoco. fronte. Sì, e le torri diciamo che erano distanziati tali da poter comunicare o con dei segnali di fumo o con dei suoni veri e propri. E queste torri a loro volta comunicavano con i castelli dell'entroterra se ci fosse stato bisogno e se ci fosse l'avvertimento di un pericolo vero e proprio. Ecco, infatti, a proposito di questo, noi possiamo vedere queste torri spesso nelle baie che costeggiano tutta la costa pugliese. Queste torri sono a vista le un con le altre. È vero, Sì. si vedono le un con le altre proprio per quello che diceva Dario, per comunicare tra di loro. Adesso state vedendo in particolare una torre ben conservata, che è quella della località di Torre Colimena in provincia di Taranto, sul Mar Ionio. Sì, e notiamo ad esempio in questa torre il coronamento superiore fatto da merlature e da caditoie, e poi questa torre, così come tutte le altre, è massiccia proprio per un'esigenza di difesa, e il muro è, diciamo, il tronco piramidale. Esatto, queste torri sono dei classici esempi di architettura militare dell'epoca, questi spigoli vivi Sì. molto, molto interessanti. Non sono solo così, ce ne sono anche di Con lo rotonde. si Con Ce l'utilizzo spesso di pietra locale e di carpaccio locale che danno quella, diciamo, particolare colore dorato, color miele. Ok, ce n'è una molto particolare che io e Dario volevamo mostrarvi, che è questa qui. Questa è la torre di Torre Pali. È una torre che Sì. adesso si trova in acqua, è vero? Sì, sul mare si trova nello Ionio e vicino a quelle che sono definite le Maldive del Salento, cioè queste spiagge lunghe, sabbiose, vicino a Santa Maria di Leuca. Questo testimonia come nel corso dei secoli la natura ha fatto il suo corso. E il paesaggio è cambiato. Esatto.
Eccola qui. Va bene. Allora, ovviamente è un argomento molto ampio e noi ne abbiamo voluto trattare soltanto una parte per incuriosirvi. Ci sono tantissimi itinerari che riguardano la vita militare nella Puglia antica. Ci sono strutture incredibili di cui anche parleremo, tra cui Castel del Monte, piuttosto che la cittadina di Acaia in provincia di Lecce. Ora. Sì, queste torri adesso diciamo che sono utilizzate per varie scopi, ad esempio a Torre Quaceto è proprio una torre di avvistamento, non più per il nemico esterno, ma per la flora e fauna di quella zona lì. E altre torri sono utilizzate come mostre temporanee e come uffici di informazioni turistiche. Come capita per esempio a Porto Cesareo in provincia di Lecce e sicuramente in Sì, tantissimi. ho a Campomarino, a Marruccio, nel Mare Ionio, in provincia di Taranto, oppure alcune torri si trovano all'interno dei parchi archeologici di epoca preistorica e romanica come Saturo, che è la Marina di Leporano, sempre in provincia di Taranto. Sono dei luoghi suggestivi e vissuti dalle genti di Puglia veramente da migliaia di anni, in modo continuativo. Quindi spesso si sono ritrovati nelle vicinanze resti di popolazioni precedenti, anche a quelle aragonesi che hanno costruito le torri. Ecco, Sì, noi. alcuni sono anche dei piccoli musei. Ecco. Vi invitiamo quindi ad andare alla scoperta delle torri pugliesi e di osservarne la loro posizione, il panorama. Ormai, come dicevamo all'inizio, sono diventati degli elementi imprescindibili del panorama delle nostre coste. Va bene, io volevo quindi ringraziare Dario per la sua simpatia, per la sua presenza e la sua disponibilità a tenerci compagnia. Grazie a voi. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo itinerario. Arrivederci.